esistono tanti, tanti modi di podare l'ulivo. Sì, innanzitutto dobbiamo distinguere la potatura di riforma e la potatura di mantenimento, produzione. Perché la potatura di riforma si fa quando c'è una pianta che bisogna orientare in un certo modo, per cui si debbono togliere i rami che sono in eccesso, che sono ammalorati e che praticamente ostacolano le varie operazioni che vengono fatte, tipo la raccolta e i trattamenti antiparassitari. Mentre la potatura di produzione è quella che viene fatta per lasciare i rami giusti sulla pianta che porteranno i frutti nell'anno successivo, perché i rami che vanno a frutto sono i rami del secondo anno, non i rami del primo anno. Per cui dopo che si fa una energica potatura si deve intervenire con la potatura che annualmente va fatta per togliere tutte le parti della pianta che sono inutili, cioè i succhioni, perché sono rami in eccesso che assorbono linfa ma che non portano produzione. Quindi la potatura è una fase molto delicata della coltivazione dell'olivo e ci sono diversi tipi di potatura. Potatura a vaso, potatura a palmetta, quando si fa una potatura che praticamente prevede una forma di olivo allevata su spalliere, e potature a seconda della tipologia della pianta, a seconda della località, sono più confacenti rispetto ad altre, perché dove c'è ad esempio molta energia solare, per cui la temperatura e i raggi del sole possono danneggiare i rami giovani, bisogna fare un tipo di potatura che protegga questi rami. Perciò è importante operare nel modo giusto e nei tempi giusti. Finalità comunque comune a tutti i tipi di potatura è creare aria nel centro della pianta per scoraggiare, diciamo, l'insorgenza di malattie fungine, ma soprattutto anche della mosca dell'ulivo. Sì, perché la finalità per la potatura di tutte le piante è quella di riuscire ad avere un giusto compromesso tra quantità di vegetazione e possibilità di aerazione all'interno della chioma. Non solo aerazione, ma anche di favorire i raggi luminosi che possono distribuirsi meglio lungo tutta la parte aerea della pianta. Perciò è fondamentale fare la giusta potatura nel luogo giusto, perché ogni pianta, tra l'altro, deve essere valutata prima di intervenire con la potatura sugli interventi da fare, perché è fondamentale dare quella forma che è più confacente per quella pianta. Parliamo di periodi, perché c'è un po' di confusione. Qualcuno prova a podare prima di dicembre, qualcuno prima di marzo. No, è sempre meglio fare la potatura nel periodo in cui la pianta vegeta meno, perché si crea meno stress e quindi la pianta soffre di meno, perché la potatura è sempre un'asportazione di legno, perciò la pianta viene privata di una parte della chioma, perciò meno soffre la pianta quando si fa questo intervento e meglio è. Perciò nella fase di stasi vegetativa l'intervento è più confacente. Asportiamo del legno ma creiamo una ferita sulla pianta, come si può cicatrizzare? La ferita, innanzitutto, dopo la potatura è sempre conveniente intervenire con un trattamento a base di antifungini, perché sui tagli di potatura si possono insediare dei parassiti fungini che creano problemi. E poi c'è anche la malattia della rogna dell'olivo, che è pure un flagello. Perciò con la potatura si deve cercare di togliere la giusta parte della pianta che è affetta da questa malattia, non solo, ma bisogna anche sanificare, pulire gli attrezzi di potatura con delle soluzioni di praticamente alla comune varechina, che serve per uccidere eventuali insetti, e insetti più che altro sono funghi e parassiti che si possono propagare con il taglio, perché se io vado a tagliare un ramo che è infetto
e poi con quella stessa attrezzo vado a tagliare un ramo integro, trasmetto l'infezione al ramo integro. Perciò ogni tanto è bene munirsi di un secchiello, di una bottiglia a portata di mano per immergere l'altezza di potatura in questa soluzione. Abbiamo parlato di parti, di estrazione di parti di legno, di rami, che naturalmente vediamo alle nostre spalle, una volta venivano bruciati. Oggi c'è un'attenzione particolare anche all'ambiente, alla sostenibilità ambientale, e vengono in nostro soccorso alcune macchine che alleviano anche la fatica degli operai. Sì, non solo dice lei che per rispetto ambientale, ma oggi c'è un obbligo da parte della Comunità Europea che con la nuova PAC impone, ed è esattamente l'ecoschema 2, che prevede che vengano erogati dei supplementi alla domanda unica di contributo per potare a cadenza biennale le piante di olivo e non effettuare bruciatura dei rami. Quindi i rami vanno eliminati con altri metodi, che possono essere il biotrituratore, come quello che vediamo qua alle nostre spalle, che praticamente tritura la massa verde legnosa e quindi forma una sul terreno, va a integrare la sostanza organica che praticamente ha di bisogno il terreno per incrementare la potenzialità produttiva. Cambiando varietà di ulivo, cambia il metodo di potatura? Ma potrebbe anche essere che ci sono alcuni ulivi che prediligono potature diverse rispetto ad altri, però l'idea generale è sempre quella, non c'è una... Poi l'intervento che va fatto è ovviamente delegato all'operatore che lo effettua, perché si renderà l'operatore conto se una pianta d'olivo va potata in un certo modo oppure no. Questa operazione si chiama slupatura, perché consiste nel togliere la corteccia che è già ammalorata esterna, in quanto al di sotto di questa corteccia si può annidare un parassita che è la luva, che è un parassita fungino che provoca la carie del legno. E quindi se non si pulisce questa corteccia ammalorata si può avere questa carie che a lungo andare può anche portare alla morte la pianta. Quindi slupatura è questa operazione ed è importantissima. Da che età ha prodotto un albero di olive? Bisogna vedere anche a 2-3 anni già, può entrare in produzione, sì, bisogna vedere anche sempre dalle varietà, perché non tutte le varietà sono, diciamo, ci sono, anche se tutto diciamo ulivo, però c'è ulivo che ha una crescita maggiore e un ulivo che ha una crescita, diciamo, e poi anche dai sali minerali che si trovano nel sottosuolo. E poi bisogna vedere anche del terreno, diciamo, il pH del terreno, la concimazione, ci sono da valutare tante cose, diciamo, non è che... E parlando di concimazione, e qui c'è qualcuno che si ricorderà, ai tempi di mio padre e mio nonno, a distanza di 2-3 metri si faceva un battale, un solco profondo, 40-50 cm, si mettevano dentro le parti di fichi d'India tagliate a pezzi, si metteva dentro delle tame, si metteva dentro delle felci, poi si ricopriva con un po' di terra, e quando arrivavano le piogge, che erano veramente molte ai tempi, oggi sono un po' di meno, come si diceva in siciliano, si imburnava quest'acqua e a poco dava queste meravigliose sostanze alla pianta di ulivo, e caricavano, come si suole dire, e facevano una produzione non indifferente. Parlando di varietà di ulivo, incontriamo un altro agronomo esperto di varietà in tutta la Sicilia. Cerchiamo di fare una carrellata tra le varietà diffuse nelle varie aree siciliane. Intanto a Messina la giraffa o gli arola messinese, come viene chiamata localmente, la Santa Catese, il verdello o menuta messinese, poi ci spostiamo andando verso Palermo, la regina e la biancolidda, biancuccia. Anche la giraffa è molto presente sul territorio. Varietà
ce ne sono un sacco. Ai fini di qualità di olio, più sono le varietà, spesso migliore la qualità. 1500 varietà ufficialmente registrate in Italia e quindi buona parte anche in Sicilia. Si parla di Don de Blea, si parla di Giaraffa, di Bella di Spagna, di Oliarola Messinese, di tantissime varietà ad uso olio e ad uso mensa. Sì, la tua certitudine io preferirei scartarla, ma in tempi non sospetti l'Università di Palermo assieme con l'Ente di Sviluppo Agricolo ha creato un campo di conservazione del germoplasma dove sono presenti circa un centinaio di varietà siciliane. Nasce con lo scopo di conservare il germoplasma di quelle varietà, magari desuete, però ancora valide, e nasce a Menfi, non nasce a Menfi per una questione di comodità. Le varietà presenti sono tutte varietà siciliane, niente di importazione di altre regioni. Oggi è in grado di fornire marze per reinnestare.